Perché usare nuove tecniche se le vecchie sono eccellenti? Sacco a mano. Tracolla improvvisata con la fune. E stivali sono il nostro abbigliamento per seminare a mano il nostro grano, in orto o giardino, ed il risultato è davvero eccellente. Dal raccolto dello scorso anno avevo conservato un po' di chicchi dentro una fedra in cotone. Adesso mi serviranno per la semina. Dopo aver preparato il terreno, mio marito si dedica alla semina e lo fa semplicemente così. Mette in mano un pugno di chicchi e poi li cosparge direttamente sul terreno. La stessa tecnica la usava il mio bisnonno, il nonno, mio padre ed oggi anche noi. Seminiamo a novembre e come i nostri antenati lo facciamo a luna crescente, iniziando da su a giù del terreno, avanzando passetto dopo passetto, cospargiamo i nostri chicchi di grano. In 100 metri quadrati del nostro giardino seminiamo il grano e raccogliamo tanto quanto basta per il fabbisogno di 3 famiglie, 8 persone in tutto. Considerando però che stiamo seminando il grano tipo Senatore Cappelli, ciò significa che quando andremo a macinare e faremo la farina, questa cresce a dismisura, ovvero ho fatto la prova e so di che cosa parlo. Con 150 grammi di farina, ovvero grano macinato, abbiamo tanto quanto basta per 4 piatti di pasta, ovvero 4 porzioni. Cresce a dismisura quando lavoriamo l'impasto. Noi seminiamo prevalentemente alla fine di novembre, impiegando 10 minuti del nostro tempo. Dopo aver gettato i semi sul terreno, ecco come si presentano. E noi li lasciamo così, non li copriamo, non ci facciamo nulla. Il clima e temperatura farà il resto. Senza additivi, senza nulla, assolutamente nulla. I nostri chicchi giacciono sul terriccio e siamo sicuri di quello che facciamo, così come lo facevano i nostri nonni. Dopo 10 giorni i chicchi stanno germogliando. Bene, avremo sicuramente un ottimo raccolto anche quest'anno. Che dire? Io sono felice e accarezzo molto volentieri i miei chicchi di grano. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!